Alessandro Petacchi sale sul suo treno speciale ed entra nella storia del ciclismo. 9 volate, il più veloce di sempre. 9 vittorie in un solo giro, un record nel dopoguerra. 9 sorrisi, 9 esultanze. Lo chiamano il velocista gentiluomo. Niente polemiche, tanti fatti. Il modo migliore per farsi volere bene da tutti. Decisamente alta la velocità tenuta dagli uomini della Passabortolo, vedete che controllano, continuano a voltarsi indietro per controllare la posizione di Petacchi. L'ultimo chilometro, esce allo scoperto Aug con Cipollini, c'è anche Lombardi. Cerca. È fondamentale prendere la posizione buona, c'è Petacchi in terza posizione a ruota di Petacchi. McEwen. Vedete? Che Lombardi posta, Cipollini è davanti, cioè ha davanti Aug in sesta posizione. Petacchi è il terzo, quindi Petacchi è davanti in questo momento a Cipollini. A ruota di Petacchi c'è McEwen. Vedete, ormai c'è solamente un uomo davanti ad Alessandro Petacchi. C'è Aug che cerca di affiancare Marco Velo. Sono appaiati Petacchi e Cipollini. Aug, c'è anche McEwen che cerca di sgusciare lungo le transenne. McEwen davanti, Petacchi a ruota, Petacchi sta uscendo a centrostrada, ma attenzione Pollack, Petacchi va a vincere! Petacchi su Pollack e poi Crescenzo D'Amore ha mollato proprio nel finale Mario Cipollini. Che volata quella di Petacchi, che volata, era partito benissimo. Tornano in testa i ragazzi della Passabortolo per Alessandro Petacchi, prime 5 posizioni occupate da loro. Eccolo lì Pollack che si è messo alle spalle di Petacchi, poi c'è anche Svorada, eccolo lì che è entrato in questo momento, e Klemenčić della Tenax. Sembra una scacchiera con i Fassa e i Domina ad intersecarsi. Siamo in vista del triangolo rosso, ultimi 1000 metri per questa quarta tappa del Giro d'Italia. Sfida regale tra velocisti. Sta arrivando anche McEwen. E qui McEwen era rimasto piuttosto coperto sino a questo momento. Aveva fatto lavorare la squadra sino ai 5 km dal traguardo. Si volta Giovanni Lombardi. Petacchi adesso in quarta posizione. Petacchi c'ha ancora Velo da utilizzare. Arriva 40. Vedete 40 con a ruota Robert Foster con Pollack. C'è Pollack che è partito molto lungo, l'atleta della Gerolsteiner. Sulla sinistra cerca di inserirsi anche Alexandre Usov, c'è una caduta! Caduta, mi sembra che sia rimasto coinvolto proprio Mario Cipollini. Mario Cipollini credo sia rimasto coinvolto nella caduta. C'è Petacchi a centrostrada, Alessandro Petacchi e va a vincere su McEwen! Petacchi su McEwen, terzo Simone Cadamuro della Denardi. Mi è sembrato di vedere Cipollini a terra. Vi siamo nell'abitato di Valmontone, 2 chilometri, poco più al traguardo, sempre la Fassa a condurre questo gran finale. Tentativo dunque per Igor Astarloa, ma prontamente la Fassa cerca di recuperare sul basco. Vedete 3 uomini Fassa in quarta ruota,
Alessandro Petacchi con Usov, il velocista della Fonaca, alla sua ruota, e c'è anche Pollack. Attenzione al tedesco Pollack, perché ha dimostrato di avere doti eccezionali in volata. Siamo ai 700 metri dall'arrivo, pochi secondi di vantaggio per Igor Astarloa, che si è presentato davanti a tutti qui sulla retta Valmontone, ma verosimilmente verrà raggiunto. Igor Astarloa con il caschetto rosso e la maglia celeste, Pollack raggiunto Astarloa. Petacchi in seconda posizione, davanti a lui c'è solamente Marco Velo, poi c'è Forster che cercherà di pilotare Pollack, ci prova anche McGee. Petacchi è al comando, vediamo se riuscirà a tenere sin sul traguardo. Pollack con Petacchi, vediamo le Petacchi, una bicicletta di vantaggio per Petacchi su Olaf Pollack, una caduta di un atleta della Domina Vacanze. Si è toccato con Nauduz, ha fatto praticamente la stessa cosa di Cipollini a Civitella. Ma non c'è storia, niente da fare, il più forte. Siamo all'ultima curva, Petacchi in seconda posizione alle spalle di Marco Velo. Tra pochissimo partirà la fiondata di Alessandro Petacchi, ma attenzione al tedesco Pollack, esce anche Cadamuro. C'è anche McEwen a ruota di Petacchi. Petacchi rallenta un attimo, adesso sfoga tutta la sua potenza. Alessandro Petacchi a centro strada, c'è Pollack che potrebbe uscire. Alessandro Petacchi con McEwen. Petacchi non lo batte nessuno, secondo McEwen. E al terzo posto Thomas Vaitkus. Quando parte Petacchi, gli altri vengono distanziati. Questa è la realtà. Cipollini e tempi d'oro. Stessa cosa Petacchi in questi ultimi due anni. Con Petacchi alle spalle, prova Pollack ad anticipare tutti. Velo rilancia l'andatura, parte lungo le transenne Alessandro Petacchi, ancora molto incerto questo sprint. Alessandro Petacchi passa vicinissimo alle transenne ed è Petacchi su Zanatti e terzo Nauduz con Bachstedt e Borrago. Gran volata di Petacchi, ha rischiato moltissimo il velocista della Saeco, oggi ha fatto davvero una manovra rischiosa, però alla fine si è dimostrato il più forte, Petacchi. Seguiamo sempre la maglia ciclamino di Petacchi, che in quarta posizione si sposta a Tosatto, in testa c'è Alberto Ungarato, poi Velo, quindi Petacchi, e a ruota di Petacchi Robby McEwen. Ultimo chilometro, Ungarato, Marco Velo e Petacchi. Petacchi dietro a Petacchi, ha preso la sua ruota McEwen, cerca anche Ushov da Della Fonac. Sembra piuttosto defilato Angelo Furlan, nonostante il gran lavoro dei propri gregari. Vedete, si tocca Angelo Furlan, eccolo lì, sta avanzando il velocista veneto. Siamo ai 600 metri dal traguardo. Ungarato chiede a Velo di rilanciare il ritmo. C'è anche Klemencic con la maglia verde. Adesso si è portato in testa un atleta della Française des Jeux,
Vediamo Furlani in seconda posizione con Velo. McGee. È partito lo sprint. C'è una caduta. Uomo Caldirola, 300 metri dal traguardo, sprint molto incerto, Petacchi lungo le transenne, prova a uscire Pollack, è un testa a testa tra McEwen e Petacchi, ed è McEwen con secondo arriva McEwen su Petacchi, Petacchi vince anche oggi. Niente da fare. È il più forte. Ed è in terza posizione Alessandro Petacchi. L'azione, lo sforzo massimo di Ongarato che a ruota velo. Si parla nei due della fassa. Ci sono anche due uomini dell'acqua sapone, Fred Rodriguez e D'Amore, ma si è inserito tra i due Cadamuro. Ultima curva. Cadamuro alla maglia azzurra ed è Avelardi, caduta di Cadamuro, scivolata terribile di Cadamuro, purtroppo all'ultima curva. Cadamuro a terra e Petacchi è già davanti, deve resistere alla rimonta. Petacchi è davanti a tutti, vediamo se riuscirà a tenersi sul traguardo. Petacchi, ancora lui, Petacchi su Fred Rodriguez. Celebriamo qui a Pola il record di Petacchi, Alessandro Petacchi, un fenomeno allo sprint. Davvero molta tensione per questo finale, l'ultima curva sarà ai 500 metri dal traguardo. Tra un po' dovrebbe partire Velo perché Petacchi è leggermente dietro, difatti vedete che adesso Velo cerca di anticipare, ecco difatti Velo che si è lanciato. In seconda posizione c'è Lotto con la maglia gialla, il cagliaritano Lotto, c'è davanti Lombardi. Non è ancora partita la fiondata di Alessandro Petacchi, Loddo è al vento troppo presto, arriva anche Usov con Cristian Moreni e Furlan, siamo in vista ormai del traguardo, al centro c'è Petacchi ed è un fenomeno Petacchi, è un fenomeno Petacchi su McEwen, terzo arriva Pollack. Non c'è niente da fare, è il più grande velocista contemporaneo. È partito lo sprint con Velo, a ruota c'è Petacchi, prova a uscire Petacchi ai 200 metri finali, fa il vuoto Petacchi, ancora lui Petacchi ed è la nona. Signori, per questo formidabile atleta che viene da Molicciara, provincia di La Spezia. 9 successi per lui, cosa mai vista nel dopoguerra.